Napoli mille colore, Napoli mille paure, Napoli a voce e creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non sei sola. Ha proprio ragione Pino Daniele, Napoli è una città dai mille colori, una città fatta di mare, di luce, di ombre e di musica, tanta musica. Ed è circondata da un paesaggio incredibile, nel quale svetta il Vesuvio, ma anche la penisola sorrentina, e continuando questo abbraccio ideale si arriva all'isola di Capri, poi c'è Ischia, Procida. Napoli è una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuna aspetta sorta. Ed è proprio in questo luogo, abbracciati idealmente anche da un tramonto, che noi incominciamo un viaggio in questa città, lo vedrete, ricchissimo di sorprese. Proprio qui, su questo scoglio dove è stato costruito Castel dell'Ovo e che oggi è unito alla terraferma, è nata Napoli. Ora, qui, secondo la leggenda, era approdata la sirena Partenope e qui si era lasciata morire, disperata, per non essere riuscita a sedurre Ulisse. La città era stata fondata dagli abitanti di Cuma, che l'avevano chiamata appunto Partenope. In seguito i greci diedero vita ad un nuovo nucleo abitato sulla costa, questa volta, chiamandola Neapolis, cioè la città nuova, da qui il nome Napoli. Dopo i greci arrivarono i romani e al grande poeta latino Virgilio viene attribuita, come si sa, la leggenda che dà il nome a questo luogo, Castel dell'Ovo. Come si sa, secondo questa leggenda, lui non era solo un poeta, ma anche un mago e avrebbe nascosto un uovo nelle fondamenta di questo castello. L'uovo è una forma perfetta che non vi fa vedere quello che contiene. E in fondo Napoli è un po' così, perché vedete una chiesa, un palazzo, un quartiere e vi sembrano semplici, anonimi, poi entrate al loro interno e scoprite tante meraviglie. Ora, sempre secondo questa leggenda, la sopravvivenza di Napoli dipenderebbe dall'integrità di questo uovo. E così è Napoli, un organismo costruito nei secoli, un organismo delicato di cui prendersi cura. Anche durante l'impero romano a Napoli si parlava il greco e questo vi dà un'idea della sua dimensione cosmopolita attraverso i secoli. Napoli è stata una capitale che aveva dei legami diretti, per esempio, con la Francia illuminista. E i viaggiatori del famoso Grand Tour consideravano Napoli forse la tappa principale ed erano attratti dalla sua vitalità e dalla sua musica. Già, come si può separare Napoli dalla sua musica? Pensateci, questa è forse l'unica città in Italia dove i ragazzi di oggi conoscono e spesso cantano le canzoni dei nonni e dei bisnonni. E la canzone napoletana d'inizio Novecento, ma anche dell'Ottocento, è diffusissima nel mondo intero. Ed è proprio per questo che abbiamo deciso di farci accompagnare in questo viaggio a Napoli dalle sue canzoni, quelle del passato, ma anche quelle del presente, e costituiranno, lo vedrete, una sorta di colonna sonora di questo nostro viaggio. Napoli è una città antichissima, che ha attraversato i secoli arricchendosi di capolavori, meraviglie, storie e tradizioni ogni volta diversi, che la rendono unica.
È quindi naturale che costituisca una tappa importante di Stanotte A. Naturalmente, come tutte le grandi città, ha le sue luci e le sue ombre. E spesso le cronache tendono a concentrarsi sulle sue ombre, ricoprendo in questo modo le sue luci. Noi di Stanotte A, pur non ignorando le sue ombre, vogliamo mostrare queste sue luci, esattamente come abbiamo fatto con altre città italiane nelle puntate passate. Il risultato, come vedrete, è una città molto più luminosa e viva di quanto si creda. Abbiamo chiamato per progettarlo una vera architettura. È scesa la notte, qui tutto tace e noi ci troviamo nel cuore di Napoli, a Piazza del Plebiscito, la piazza più grande della città, che è davvero nel cuore dei napoletani. In passato questo luogo si chiamava Largo al Palazzo e qui si radunava la gente per i grandi eventi, le grandi occasioni, cosa che continua a fare anche oggi. E bisogna dire però in generale che i napoletani ogni mattina si svegliano e vengono quasi invitati a un incredibile spettacolo, in una sorta di teatro della storia e della geografia, incorniciato dal Vesuvio da una parte, dal Golfo da un'altra, e soprattutto su questo palcoscenico che è la città, dove ogni giorno c'è uno spettacolo diverso, fatto di luci e ombre, di miseria e nobiltà, tanto per citare Edoardo Scarpetta, uno dei suoi figli più illustri. E noi ora ci troviamo in questa piazza incredibile, guardate, che è incorniciata su un lato da questo magnifico colonnato rivolto verso di noi che poggia contro la collina di Pizzo Falcone. Al centro emerge questa basilica, questa chiesa di San Francesco di Paola, un magnifico esempio di architettura neoclassica. Al centro della piazza ci sono due statue equestri, quella del re Carlo di Borbone e di suo figlio Ferdinando, ai quali si deve gran parte dell'aspetto di Napoli attuale. Ora, in notti come queste, nella magia di queste notti, sembra quasi che la statua di Carlo possa animarsi, scendere dal suo piedistallo e passeggiare tra le strade della sua città. Carlo di Borbone, o semplicemente Carlo. Sono stato duca di Parma e Piacenza, re di Sicilia e diventerò anche re di Spagna. E ogni volta mi chiamerò con un numero diverso. Carlo I, Carlo III, ma a Napoli mi chiamavano soltanto Carlo, Carlo di Borbone. Nel Settecento Carlo di Borbone ha effettivamente forgiato la città, ha dato il via a un piano regolatore, ha realizzato una profonda riforma fiscale, ha dato il via alla Reggia di Capodimonte, la Reggia di Caserta, al Teatro San Carlo e poi si è occupato anche di Palazzo Reale. E bisogna dire che la facciata del palazzo ha delle nicchie con 8 grandi personaggi che hanno governato Napoli, da Ruggero d'Altavilla a Vittorio Emanuele II. Naturalmente non poteva mancare
la mia statua. Entriamo ora in questo splendido palazzo che è stato per generazioni la residenza dei re borbonici, ma che già esisteva prima, al tempo dei viceré spagnoli, che avevano chiamato, per progettarlo, una vera archistar della loro epoca, l'architetto dei papi, Domenico Fontana. Ora, chi veniva ricevuto dal re doveva lasciare la carrozza nel cortile e poi salire queste scale, bellissimo, questo scalone impressionante che è stato definito nel Settecento dallo scrittore francese Montesquieu la più bella scala d'Europa. Sì, ma lui l'aveva vista quando era ancora di pietra grigia, come tutto il palazzo. In realtà poi questo scalone è stato completamente rifatto più tardi, verso nell'Ottocento, in stile neoclassico. E sono stati usati tutti questi marmi, cosiddetti policromi colorati, che venivano dalle cave del regno delle Due Sicilie. Sopra di noi, guardate, c'è una volta a botte magnifica, completamente ricoperta di stucchi, sembra quasi una barriera corallina. Ma una cosa che è davvero straordinaria è invece il fatto che proprio qui si vedano alla base, qui, un paio di candelabri di ghisa. Sono stati fusi nell'Ottocento ed erano alimentati ad olio. Una volta ce n'erano 8. Sono un vero e proprio orgoglio del Regno delle Due Sicilie. Sì, perché sono stati fusi in quello che è considerato il primo complesso industriale in Italia, e cioè il Reale Opificio di Pietrarsa. Allora, continuiamo il percorso, perché era proprio su queste scale, probabilmente con un po' di fiatone, che arrivavano in cima i dignitari, personaggi illustri, che venivano ricevuti dal re. Per quale motivo? Ricevevano ordini, oppure porgevano delle suppliche, o ancora trasmettevano delle ambascerie. Incontrare il re non era cosa facile. Prima di arrivare al suo cospetto, infatti, dovevate attraversare tantissime anticamere e soprattutto parlare con molti funzionari del protocollo che vi spiegavano come rivolgersi al re e quali precedenze rispettare. Bisogna dire che le sale, diciamo, adiacenti a quella del trono erano molte, e questo perché molti erano i visitatori e non tutti della stessa importanza. Eh sì, dovevo smistarli nelle varie anticamere i visitatori. A volte era meglio che non si incontrassero fra di loro. Rivalità, litigi, un po'. Ma insomma, alla fine, nel migliore dei casi, giungevate proprio in questa grande sala, la sala degli ambasciatori. E qui erano già molte le persone che aspettavano e voi dovevate mettervi in coda. E nell'attesa potevate ammirare questi splendidi arazzi del Settecento o la volta del Seicento, tutte opere destinate e immaginate per intimorire chi doveva poi presentarsi al cospetto del sovrano. E poi finalmente arrivava il vostro turno e venivate introdotti al cospetto del re. Ora, questa è la sala del trono, però va detto che questa sala è stata realizzata in epoca napoleonica, cioè in quella breve parentesi che ha interrotto il regno di Ferdinando. Ma insomma, immaginate comunque l'effetto che avevate, vi sentivate piccolissimi con la corte e qui davanti il re sul suo trono. Questo baldacchino, infatti, è proprio
il baldacchino sotto il quale si è seduto sul proprio trono Ferdinando, probabilmente. Quindi lo vedete con questi galloni dorati, questo velluto rosso. Il trono invece, elegantissimo, è probabilmente, non solo di epoca successiva, ma probabilmente è qui che sedeva Francesco II, detto Franceschiello, l'ultimo re borbonico prima dell'unità d'Italia. E il cambiamento della storia, ha lasciato una traccia anche su questo trono, perché i Savoia, che qui hanno abitato per brevi periodi, hanno fatto apporre quest'aquila proprio in cima. Ferdinando I è stato forse il più napoletano dei re. In effetti non solo era nato a Napoli, ma qui aveva regnato per oltre 50 anni, durante i quali c'era stata quella breve parentesi napoleonica. E proprio qui, oggi, vedete di fronte al suo trono un suo ritratto, mentre indica, con la mano e col dito, la Basilica di San Francesco di Paola. Questa bellissima opera neoclassica che lui ha voluto fosse costruita per ringraziare il santo di averlo fatto ritornare sul trono. Napoli è una città che ti sorprende sempre. È una città segreta in certi casi. Per esempio, dietro questa facciata poco appariscente si nasconde uno dei grandi tesori di Napoli, la Cappella di San Severo. Allora, tutto ci riporta indietro nel Settecento, negli anni 40 del Settecento. In quegli anni vive un uomo, Raimondo di Sangro, settimo principe di San Severo. È un uomo particolare, un uomo d'arme, un letterato, un alchimista, uno scienziato, un massone, ma anche un uomo di spettacolo. Ama le sperimentazioni sia nell'arte che nella scienza, insomma è una sorta di piccolo Leonardo da Vinci, e decide di trasformare la cappella di famiglia in un tempio maestoso, all'altezza della sua casata. Una volta entrati si è abbagliati da un vero e proprio trionfo del barocco. È uno scontro frontale con la bellezza. E certamente il vostro sguardo è rapito dalla statua che troneggia al centro, il Cristo velato. Non solo una delle principali attrazioni di Napoli, con centinaia di migliaia di visitatori ogni anno, ma una delle statue più belle al mondo e della storia. Commovente. E ne parleremo, ma non subito, perché, diciamo, sfugge ai più poi tutto il resto di questo luogo bellissimo, un vero e proprio spettacolo ideato da Raimondo di Sangro, a cominciare dalla volta. Lo vedete, ci sono degli affreschi con dei colori ancora vivissimi, e il procedimento che ha utilizzato non è conosciuto, se l'è portato nella tomba, ma ha permesso a questi colori, a questi affreschi, di mantenersi quasi intatti per generazioni. E poi tutto attorno ci sono tante statue che rappresentano le virtù che dovrebbero
esserci nel percorso interiore di ogni uomo, ma anche, diciamo, i passaggi, l'iniziazione al percorso della massoneria, di cui Raimondo Di Sangro era un gran maestro. Ora, sono parecchie le statue, ma noi ci concentreremo su quelle che impressionano di più, sono davvero molto belle. La pudicizia e il disinganno, che rappresentano la madre e il padre del principe. In effetti, la pudicizia è splendida, quasi si avvicina per bellezza al Cristo velato. È una donna rappresentata avvolta in questa sorta di velo che lascia vedere e intravedere un corpo molto sensuale, giovane, ma la donna sembra essere al di là, quasi lontana da noi, pur essendo presente. In effetti la madre era morta in età prematura e lo si capisce anche da una crepa che attraversa il basamento e la lapide spezzata. Una morte che deve aver veramente colpito, distrutto il marito, rappresentato da quest'altra statua chiamata appunto il disinganno. E qui si vede un uomo avvolto in una rete. Allora si racconta che il padre del principe, distrutto dalla morte del proprio coniuge, della propria moglie, abbia attraversato un lungo periodo, diciamo, nel peccato. E qui lo si vede proprio mentre a un certo punto si libera dal peccato, ritorna ad una vita fatta di virtù. Ma secondo un'altra interpretazione, in realtà questo rappresenterebbe proprio la liberazione, il disinganno appunto, da parte dell'uomo nei confronti delle credenze, se volete anche delle superstizioni, grazie alla conoscenza, all'intelletto rappresentato da questo fanciullo, a quest'angelo con questa fiamma sulla fronte. Ora, queste due opere sono importanti. La prima è il lavoro di un grandissimo scultore che si chiamava Antonio Corradini, quest'altra invece di Francesco Quairolo. E quello che sorprende di più tutti quanti è che questa rete sia di marmo, è stata scolpita e cesellata in ogni suo dettaglio, davvero incredibile. Così come è incredibile, anzi meraviglioso, questo velo che avvolge il volto, il corpo di Cristo. Ma è vero oppure no? È così sottile da sembrare trasparente. Pensate che lo stesso Canova disse che avrebbe dato 10 anni della sua vita pur di aver scolpito un'opera di questo tipo e cercò inutilmente, pare, di acquistarla. Ma il principe amava sorprendere i suoi visitatori che dubitavano dei propri occhi. È vero oppure di marmo questo velo? Allora, questo è il corpo di Cristo, diciamo, subito dopo che è stato deposto dalla croce. Quindi abbiamo un corpo che è senza vita, un corpo che è esanime. Eppure questo velo così trasparente che dovrebbe coprire il suo volto, il corpo ormai senza vita, sembra quasi esasperarne l'aspetto, l'espressione. Però c'è qualcosa che non quadra. Guardate bene, sulla fronte c'è una vena, sembra ancora gonfia di sangue. E poi gli arti non sono distesi, ma un po' contratti. C'è anche questa mano che sembra quasi voler aggrapparsi a qualche cosa. E poi anche le gambe, le cosce, sembrano comunque esprimere energia. E il torace non è rilassato, sembra quasi contratto in uno spasmo. E allora ecco il vero messaggio. In chiave cristiana, quest'uomo non ha esalato l'ultimo respiro, ma sta emettendo un nuovo respiro, quello di una rinascita dopo la morte. E allora ecco che si spiega tutto. E qui quest'opera straordinaria sta a testimoniare
questo aspetto della fede, ma dal punto di vista artistico, Giuseppe San Martino, l'autore di questo capolavoro, è riuscito a fermarsi tra la vita e la morte, anzi, tra la morte e la vita. È riuscito a fermarsi in quel momento incredibile e ognuno di noi, guardando quest'opera straordinaria, a prescindere dalla fede, sente il proprio cuore battere e anche qui emettere quasi un inno di meraviglia e di gioia. Questo è un capolavoro assoluto. Principe aveva in serbo altre sorprese per i suoi visitatori, proprio qui. Nella cave a sotterranea scopriamo due delle tante invenzioni bizzarre di Raimondo di Sangro. Due macchine anatomiche, un uomo e una donna, che originariamente si trovavano nella camera da letto del principe. Pensate, addormentarsi avendo queste immagini davanti agli occhi. Sono opere realizzate con la consulenza di un medico palermitano, Giuseppe Salerno. Secondo una leggenda, si tratterebbe di due scheletri veri. Il principe avrebbe infatti ucciso due servi iniettando un liquido nel loro sistema sanguigno. In realtà sono costituiti da un'anima metallica, cera d'api e coloranti. I nostri passi riecheggiano in questa stradina. Non c'è nessuno, ma non si sono spenti gli echi della vita che riempivano questi vicoli fino a poche ore fa o pochi anni fa. In effetti sembra quasi di riascoltare le voci di coloro che ci hanno fatto conoscere e amare Napoli in tutto il mondo. Io quella sera t'ho voluto bene veramente, tu no, tu avevi fatto finta. E quando te ne andasti, mi regalasti la solita 100 lire. E quella 100 lire. Io ci segnai l'anno, il giorno, poi tu partisti come al solito. E quando tornasti tenevo una pancia così. Ti feci dire che stavo poco bene, che ero andata in campagna. Ci stanno conticina che mi serve. La data che ci ho scritto. Ecco. Tiè. I figli non si pagano. Luoghi a Napoli che sembrano essere fatti per dare ristoro a chi è stanco. Noi ora ci troviamo proprio in uno di questi, magnifico, bellissimo, sembra quasi immortale. È il chiostro del monastero di Santa Chiara, famosissimo. E qui l'arte sembra fare gara con la natura. Sì, perché tutto è in fiore, gli alberi veri e i fiori delle maioliche. Questo è un trionfo di colori, soprattutto del celeste e del giallo. Insomma, quando siete qui siete avvolti da un senso di pace incredibile. Qui tutto sembra un'unione perfetta tra l'arte e la natura, certo, ma anche la vostra anima. Questa sensazione quasi di infinito che avete dentro stando in questo luogo, soprattutto a quest'ora. Eppure,
tutto questo è stato quasi completamente distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, ma poi un restauro ha fatto ritornare l'antica bellezza. Ti manano, ma vorrei partire stasera. Lontana no, non ci resisti più. Dice che c'è rimasto sullo mare, o stesse prima che lo mare blu. Monasteri e Santa Chiara, tengo cuore scuro scuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me, pensa a Napoli con me. Fontanelle Capemonta, che sto cuore mi si schianta quando senti di da gente che si è fatta malamente sto paese. Ma perché? No, non unio vero, no, no, io non ci credo. E mora per starci in mani e torno a Napoli. Ma che già fa? Ma fa paura e ci torna. Paura sì, se fosse tutto vero, se la gente avesse detta la verità, tutta ricchezza in Napoli ero cuore, dice che ha perso pure chi l'ha. Monasteri e Santa Chiara, chiusa dinta a quattro mura, quanta femmina sincera si perdeva nell'amore, si sposavano a Gesù. Fontanelle Capemonta, mo si perde in amante, già ne tene una decina che una femmina innocente dice a gente non c'è più. No, no, io non ci credo, no, no, non ne ho vero. E mora per starci in mani e torna a Napoli, ma che già fa, ma fa paura e ci torna. Santa Chiara, tengo cuore scuro scuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me, pensa a Napoli con me. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me, pensa a Napoli con me. Ma che grazie. Bello, grazie, grazie, grazie. Ciao, Massimo, grazie. Ranieri.
monasteri Santa Chiara, proprio qui nel chiostro del monastero di Santa Chiara. In questa meraviglia. Grazie per averci regalato questo momento. No, grazie a te. E grazie per voi. Essere qui. No, senti, una domanda, ma sembra proprio che le due cose siano imprescindibili, nel senso, inseparabili. Napoli e la musica. Sì. E la canzone. È un corpo unico. Sì, secondo te perché? Secondo me, un mio parere così, molto personale, credo che questa espressione massima attraverso la canzone il popolo ne ha bisogno, perché parla con la pancia, con lo stomaco, non è mai filtrato dalla testa. È un popolo che esprime la gioia, la felicità, ma nello stesso tempo anche il dolore, le sofferenze di tanti anni che ci portiamo appresso. E assolutamente non è pizza e mandolino, no? Quella roba lì, no. Direi proprio di no. No, no. Anzi, senti, però, anzi, il contesto storico di questa canzone è molto preciso. Beh, sì, è molto precisa perché è stata scritta appena dopo terminata quella tragedia terribile che ha coinvolto tutto il mondo, che era la guerra. E io penso personalmente che questa Gualdieri, quando l'ha scritta questa canzone, sicuramente ha pensato a un emigrato, a uno sfollato, oppure non lo so, a uno che è scappato nel momento della grande guerra e dei bombardamenti. Per cui pensa a questa città e la pensa appunto, mi dicono che però non ce la faccio a restare, io devo partire per vedere se la mia città è ancora quella che ho lasciato. E ovviamente trova le macerie. Ma c'è, non a caso c'è un passaggio che dice: quanta femmina sincera si perdevano nell'amore, si sposavano a Gesù. E poi dice: fu un treno di Capemonte, mo si perdono un amante, ce ne stanno nati 100 pronte, perché c'era, a quell'epoca c'era un po' la fame, c'era la prostituzione e quant'altro. Però lui la pensa così come l'ha lasciata, prima che fuggisse o partisse, questo non lo so, non c'è dato di sapere. Comunque guarda, ci hai regalato un momento straordinario. Per me è stato un momento davvero unico che ricorderò sempre con tanto tanto piacere. Io ti ringrazio tanto, mi metto in imbarazzo e ne approfitto per fare tanti 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 auguri a tutti quanti le persone che ci stanno guardando e che sia ancora meglio di quello che abbiamo passato fino a oggi, insomma, ecco. Che domani sia migliore. Sempre umile e sempre con un sorriso. Io ti ho sempre visto così. Grazie, veramente. Grazie a te. Grazie, grazie. Oggi si festeggia il Natale, ma c'è un luogo qui a Napoli dove il Natale lo si festeggia tutto l'anno. Questo luogo è una strada. Una strada vestita a festa tutti i giorni dell'anno. Passeggiando in questa via unica al mondo, tra botteghe e bancarelle, scorgete subito, personaggi tipici dei presepi, però ci sono anche altre figure. Possono essere delle maschere come Pulcinella o anche figure tipiche del mondo napoletano. Totò, Eduardo, avrete calciatori, Maradona, ma anche attori, cantanti, politici, Troisi. E vi trovate, insomma, di fronte a qualcosa che è molto particolare, una sorta di termometro sociale sulla popolarità di tante persone. Quello che voi qui potete acquistare o semplicemente vedere è qualcosa che vi riporta indietro a un mondo meraviglioso, quello dell'infanzia. E voi quindi viaggiate dentro un mondo di sentimenti, di ricordi, di emozioni che vi riportano e vi coccolano quasi. E il tutto avviene nella meravigliosa confusione di Napoli che seduce gli stessi napoletani e tutti i viaggiatori. Le case piccole perché per la lontananza. E qua viene il cacciatore alla lavandaia. Questa è l'osteria e questa è la capanna dove nasce Gesù bambino. Deve nascere il bambino là. Ti piace? No.
Certo, se capisci, quello adesso è abbozzato, non si vede niente. La tradizione dei presepi è molto viva e antichissima a Napoli e ha regalato dei capolavori assoluti, come questo è il famoso presepe Cucinello. Si trova qui nella Certosa di San Martino. Pensate che attorno a me ci sono 800 tra figure, statue, messe tra l'altro in una visione prospettica fino all'orizzonte. Ora, bisogna dire che tutto quello che vedete è il frutto di una passione. La passione di Michele Cuciniello, vissuto nell'Ottocento, che aveva collezionato e raccolto tante statuette, alcune sono addirittura del Settecento, e poi le ha posizionate in questa incredibile scenografia che ha regalato al monastero e che oggi possiamo ammirare. In un presepe come questo si individuano tre scene. La prima si trova proprio qui davanti a me ed è l'annuncio ai pastori e contadini della nascita di Cristo. E quindi qui noi abbiamo un quadretto tipico di quello che avremmo visto nelle campagne attorno. Li vediamo vestiti a volte con delle pelli, indumenti molto semplici, e poi si vede subito Benino, il pastore delle meraviglie, che è lì addormentato. Questo è un simbolo classico, lo sappiamo, di tutti i presepi. Ma vediamo poi che tutti sono sorpresi e interrompono le proprie attività. Quali? Beh, chi fa il burro, chi sta portando la ricotta. Queste sono le scene che avremmo visto allora. Guardate, il presepe è quasi un documentario su quell'epoca. E questa scenografia, questa scena, è separata dalla prossima da un ponte. C'è sempre un corso d'acqua. Chi fa i presepi tende sempre a realizzare uno specchio d'acqua, un piccolo corso. La seconda scena, ovviamente, è la Natività, quindi la nascita di Cristo. E lo vediamo proprio lì, al centro, alla base di un tempio, delle strutture antiche in rovina. Non è un caso, perché noi siamo abituati alla nascita di Cristo dentro una grotta. Come mai qui si mettono delle colonne romane antiche? Beh, ci sono due motivi. Innanzitutto c'è un motivo quasi religioso, nel senso che il mondo pagano antico in rovina ha lasciato lo spazio, anzi proprio nel suo cuore nasce la cristianità, il che è un po' vero, perché la cristianità è nata poi nel cuore dell'impero romano. Ma questa è anche un po' una foto della cultura dell'epoca, perché è proprio nel Settecento che si sono ritrovati Ercolano, poi Pompei. E poi qui voi vedete i re magi che sono arrivati con un corteo coloratissimo di paggi e suonatori. E si vede addirittura una donna che sta allattando il suo figlio. Questo è un altro elemento importante della Napoli del Settecento-Ottocento, che era collegata all'Oriente politicamente, con i commerci, ma anche etnicamente. Napoli era una città multietnica. Ecco, e poi avete queste situazioni che rapiscono lo sguardo, si vedono ovviamente tanti ori, tanti doni che arrivano, e qui progressivamente si arriva verso la terza scena, quella della vita quotidiana, che è un po' quella che nei presepi attira molto lo sguardo e soprattutto l'energia di chi fa i presepi. Guardate, questo è un documentario sulla Napoli del Settecento. Vedete la gente che andava in giro, molti a piedi nudi. Questa è una cosa alla quale non si pensa più, ma l'Italia allora era l'equivalente di un paese emergente oggi. C'era molta povertà, i cibi erano esposti, poca igiene certamente. Questo era, se volete, lo street food dell'epoca, e questa è la situazione, le atmosfere che voi avreste respirato a Napoli. Certo, i cibi erano essenziali rispetto ad oggi, non c'era quella varietà che troviamo oggi, e soprattutto a essere ben imbandite erano le tavole o dei ricchi o quelle delle occasioni importanti, una nascita, un matrimonio, un evento da ricordare, con animali che scorazzavano un po' ovunque. E poi inevitabilmente c'erano gli intrattenimenti dell'epoca, non c'era la televisione, non c'era l'elettronica, però c'erano le carte da gioco. Quindi noi, quando vediamo un presepe come questo, ci troviamo letteralmente in una sorta di viaggio nel tempo nell'Italia, nella Napoli dell'epoca. Questo non è un presepe, è un
pezzo di vita palpitante della Napoli del Settecento e dell'Ottocento. Dove si sta? Dove si sta? E qua e là, e su e giù. A pochi metri da questo presepe gigantesco e straordinario ce n'è un altro, minuscolo, realizzato all'interno, pensate, di un guscio d'uovo, e bisogna usare delle lenti particolari, macro, per riuscire ad ammirarlo. Anche qui c'è la stessa passione. Il presepe è una delle maggiori attrattive della Certosa di San Martino, sulla collina del Vomero, da dove si gode uno splendido colpo d'occhio sulla città. I monaci certosini nel 300 avevano scelto un luogo di così intensa comunione con la bellezza del creato per vivere secondo la loro regola, fatta di lavoro e preghiera. C'è una chiesa, che è un trionfo di marmi, e un chiostro, capolavoro di ingegneria idraulica. Al centro troneggia uno splendido pozzo in marmo, che è solo la punta dell'iceberg di un'enorme cisterna scavata nel suolo. Sulla balaustra in stile barocco, i teschi di marmo ricordano al visitatore la caducità della vita terrena. La figura più importante di tutto il complesso era ovviamente il priore. Nei secoli questa carica aveva accumulato potere, ricchezza, e gli ospiti illustri, i principi, venivano a incontrare il priore. Certamente i discorsi si basavano su vari temi, e il priore però poteva offrire ai suoi ospiti qualcosa che nessun sovrano, anche il più potente, avrebbe potuto loro regalare. Una vista incredibile e meravigliosa sul Golfo, con la penisola sorrentina e anche il Vesuvio. I suoi appartamenti si trovavano nel punto più bello del complesso, e questa loggia celebre, che si affacciava sui suoi giardini privati, vi incornicia una delle più belle suggestioni su Napoli e sul Golfo, qualcosa di magnifico. E qui avete il Golfo, la città, il Vesuvio, un'immagine quasi iconica. E tra l'altro il famoso pino, che una volta si trovava su Posillipo e non c'è più, beh, oggi ha un suo discendente, per così dire, quest'altro pino che sta crescendo proprio qui, in un altro luogo, però vi regala più o meno le stesse emozioni. Davvero, questo è un luogo baciato dalla geografia, dalla storia, dall'arte, ma anche dalla bellezza. Ora, i monaci sono stati poi allontanati da questo complesso nell'Ottocento, e con l'Unità d'Italia tutto è diventato un magnifico museo, uno dei più belli carichi di storia di tutta Napoli. Una collina, un bosco alto sopra la città. Questo è Capodimonte, un parco enorme, sono 124 ettari dove noi qui andavamo a caccia. E poi guardate questo enorme edificio. Sapete quanto è grande? Sono 170 metri per 86 ed è alto 30 metri, che ho fatto costruire io. Carlo di Borbone. Da mia madre avevo ereditato la collezione Farnese, sculture greche e romane di incomparabile bellezza, molti dipinti anche, ma non sapevo più dove metterli. E così è nato questo palazzo. Mi è tanto piaciuto che l'ho trasformato nella mia residenza. Nella reggia dei Borbone. Guardate, dietro le facciate intonacate di rosso napoletano, intorno a tre cortili ci sono gli appartamenti reali, e al secondo piano, nel sottotetto, gli alloggi della servitù.
capo di monte e ceramica. Una accoppiata inseparabile. Ecco qua, guardate. Guardate questa caduta dei giganti. Questo maestoso salone doveva far parte di un servizio di porcellana di Ferdinando, mio figlio. Ah, il figlio di Carlo di Borbone. Allora, i giganti vogliono scalare l'Olimpo, no? E Giove gli rovescia addosso dei fulmini. È un soggetto classico, la mitologia era di moda dopo che io avevo dato il via ai lavori a Pompei, ad Ercolano. Il suo autore si chiamava Filippo Tagliolini e ha realizzato prima le singole parti delle figure, cioè ha fatto prima la testa, poi le braccia e poi le gambe. E infine ha assemblato il tutto. Non so come abbia fatto, però una specie di mago, però il risultato è questo. Provate a immaginarvi una tavola imbandita avendo sotto gli occhi questo groviglio di corpi. Chissà se invogliava a gustare i sorbetti o faceva passare l'appetito. Ecco, noi ora proseguiamo il nostro viaggio a scoperta di Napoli, delle meraviglie di Napoli, e basta aprire una porta, scendere delle scale, siamo nelle viscere della collina di Capodimonte, e scoprire una sorta di cittadella sotterranea di praticamente 6.000 metri quadrati. Questo che vedete è un luogo particolare perché è la catacomba paleocristiana più antica e più importante di tutto il meridione d'Italia. Sono le catacombe di San Gennaro. Ora, quello che vedete qui naturalmente è un luogo ricchissimo di storia da raccontare. Ogni nicchia, diciamo, custodiva i resti di una persona, ma ci sono delle storie che riemergono. Guardate, se entriamo in questo cubicolo ci troviamo nella tomba di una famiglia, i Theotechnos, e ci accorgiamo che all'interno di una nicchia c'era un membro non proprio della famiglia, probabilmente un amico, qualcuno che era molto vicino alla famiglia, è stato sepolto qui e aveva la pelle scura, era un nordafricano, si chiamava Proculus, ma i veri proprietari di questo luogo, eccoli qui rappresentati, una famiglia, i Theotechnos. Praticamente la famiglia di Theotechnos che lo vediamo rappresentato. C'è lui, c'è la moglie Hilaritas e la figlia Nonnosa. In realtà lei si trova al centro perché questa tomba è stata realizzata proprio per la sua morte. E c'è un dramma dietro queste rappresentazioni. È morta, lo leggiamo, ad appena 2 anni e 10 mesi. E invece la moglie morirà poi dopo, ed è stata rappresentata proprio su questo lato, si chiamava Hilaritas, ha 45 anni, e lui invece, eccolo qua, Theotechnos, ha 60 anni. Però guardate come sono vestiti, la bambina è veramente ricchissima, ha questo pettorale di perle, ha degli orecchini, naturalmente tutti hanno le mani, diciamo, rivolte verso l'alto, perché così si pregava. E invece il padre ha questo mantello con delle gazzelle e una spilla che ricorda molto quella dei magistrati, e quindi qui siamo intorno al VI secolo. Ecco, noi ora proseguiamo il nostro viaggio dalle viscere della collina di Capodimonte e si incontra qualcosa di straordinario. La più antica rappresentazione di San Gennaro fino ad oggi nota. Eccolo, rappresentato mentre anche lui prega con le mani aperte, e si legge proprio Sancto Martiri Januario.
attenzione, questa non è la tomba di San Gennaro, questa è in realtà la tomba di fedeli che hanno dedicato la propria sepoltura a San Gennaro. E chi era sepolto? Eccola, questa bambina, molto giovane, era stata rappresentata alla sinistra del santo, piccolina, e dal testo si capisce che è stata proprio sepolta qui. E a seppellirla è stata la madre, che sta sulla destra. Lo sappiamo perché nell'iscrizione si legge che verrà sepolta qui. Quindi tutto è stato realizzato in un solo momento, un momento drammatico, quando è morta la bambina. Ma si presume che entrambe siano poi state sepolte proprio qui. Ma quello che vedete attorno a voi è un luogo magnifico, veramente ricchissimo di storia. Qui potete davvero incontrare i napoletani del passato. Sono state identificate circa 3.000 tombe, ma ovviamente sono state utilizzate nel corso di più generazioni, di secoli, quindi chissà quante persone hanno trovato sepoltura qui. Ora, le ossa non le vedete perché poi sono state raccolte nel tempo e trasferite tutte quante, sia quelle di epoca antica, paleocristiana, ma anche successive, sono state raccolte e messe nel famoso cimitero delle Fontanelle. Ora, questo luogo è visitabile oggi grazie all'impegno, veramente, di una cooperativa, la Paranza, che ha ripulito, ha messo le luci, ha reso fruibile e percorribile, visitabile questo tratto incredibile, sotto la supervisione chiaramente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e con la collaborazione dell'Università Federico II. Ora, vedete, questo luogo, immerso nel silenzio, nel ventre di Napoli, vi fa capire anche il volto di questa città, un volto antico, pieno di sorprese. Perché vedete, questa parte, diciamo, risale più o meno al VI secolo d.C., poi si scende un po', si arriva al V, fino a poi arrivare al II, proprio perché c'è stata, curiosamente, una specie di scavo al contrario. Non è che si è cominciato dall'alto per andare sul basso, ma dal basso progressivamente verso l'alto. Ora, arrivati a questo punto, voi avete un luogo di grande interesse anche per la cultura napoletana in generale, la fede. Questa è la tomba di San Gennaro. Oggi le ossa del santo non si trovano qui, sono nel Duomo. E questo luogo era praticamente stato trasformato in una basilica. Tutto attorno, vedete, sopra la tomba del santo e in una nicchia, in quella che potremmo considerare l'abside di questa basilica, abbiamo dei mosaici molto particolari, perché è raro trovare dei mosaici in una catacomba. Qui ce ne sono alcuni che vi rappresentano uno dei primi vescovi di Napoli, Giovanni I, e poi in quest'altra nicchia c'è il volto, anche questo, di un africano. Era un vescovo non di Napoli, probabilmente di quella che era la città di Cartagine, che era stata in realtà occupata dai Vandali, che erano ariani, e lui quindi ha dovuto scappare, è un profugo. E lo si vede rappresentato qui, una delle figure certamente molto importanti, diciamo, di quell'epoca a Napoli. Ora, bisogna dire che esplorare questo luogo vi consente veramente di conoscere la vita, ma anche la storia di Napoli e anche come si sia creato questo ambiente, questa catacomba incredibile. A Napoli ogni momento è buono per un caffè. Anzi, Napoli e il caffè sono un binomio inseparabile. Anche perché qui il caffè è davvero buono. Dicono sia per l'acqua o per la particolare tostatura dei chicchi, chissà. Comunque ognuno ha un segreto per fare il caffè. Edoardo, per esempio, metteva un cuppe di ebbio, praticamente un cono di carta, sul beccuccio della caffettiera per impedire all'aroma di disperdersi. Già, ma come è arrivato fin qui il caffè a Napoli? Beh, è arrivato grazie a un matrimonio, quello di Re Ferdinando con Maria Carolina d'Austria,
Ora, Maria Carolina veniva da Vienna e a Vienna il caffè già esisteva, c'erano le cosiddette Kaffeehaus, praticamente le caffetterie, e lei ha introdotto il caffè a corte e tutti se ne sono innamorati, anzi tutti sono diventati dei veri e propri maestri nel fare il caffè, e non solo a corte, a Napoli. Il caffè è un rito, è un'oasi nella vita quotidiana, della giornata, state con gli amici, naturalmente ha anche le sue regole, bisogna zuccherarlo, arriva già zuccherato, prima bisogna sempre prendere un bicchiere d'acqua e poi si prende la tazzina che molto spesso scotta tantissimo e poi si beve. In quel momento assaporate non solo il caffè ma un momento con gli amici, con chi è caro e anche a volte con chi non c'è. Sì, perché esiste proprio la cosiddetta tradizione del caffè sospeso, cioè il fatto di pagare il caffè a chi non se lo può permettere. Pas coussi, j'ai moins voulu de paix. Pas coussi, elle m'a voulu. A Roma, in via del Consolo, sentì dietro di me uno che fece: ammazza le rughe, hai visto come si è invecchiato? Detto forte perché io potessi sentire. Non so se lo dicesse a una ragazza o a chi. Ammazza le rughe. La stessa cosa mi è accaduta a Napoli. Marcellì, se si mi fate vecchia Ariella, unite un caffè. Natazzule le caffè e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e fammo sanno tutte quante e invece ci aiuta, ci abboffa nei caffè. Natazzule le caffè, ca sigaretta coppa per non vere. Che stanno chi ne sbaglia, fanno su l'imbroglia, salisciano, si fattano, si pigliano caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere. Il caffè, consolatore di ogni male. A Napoli il caffè è un vero e proprio culto. Devi avere le tre C. Com, coche, stu, caffè. In realtà c'è chi ci aggiunge anche la quarta C. Vabbè, avete capito. Il fumo denso del primo caffè, che è poi quello più carico, non si disperde, anzi rimane dentro e profuma tutto l'ambiente, lo prepara per... Tutti hanno un segreto per farlo bene. E questo ha fatto storia. Come pure, professore, ricordatelo, prima di versare l'acqua, sì, che secondo me deve bollire un paio di minuti per raggiungere quelle calorie, prima di versarle, vi dicevo, nella parte interna della capsula bucherellata, No, dall'altra, dove si versa l'acqua? Voi chiudete la capsula, poi la capovolgete, dove si versa l'acqua? Sul fondo, senti, bisogna cospargervi in precedenza un mezzo cucchiaino di polvere appena macinata. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, e nessuno si spiega perché, ma è una vera specialità. Ah, che adore caffè, che si sente per sta città. Io nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Quando nasce tu sento bebè, che dice un guengue, un po' che caffè. E l'inglese si scorda di te, si viene a sapere, espresso che ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E a così si è spiegato perché capo tutta giornata, una tazza ponata, saccata, si scarfa. Sapevo caffè. Forse non è vero che sulla Napoli sanno fa, ma per noi è troppo importante. Come si può pensare di iniziare una giornata senza un buon caffè? Sono tanti i simboli della città. Dici Pulcinella e pensi a Napoli. E quando dici Maradona, a quale altra città pensi? Maradona,
scamazze d'embriaghe va a segnare Paradona si innamora già. È davvero emozionante rivivere le imprese e l'epoca di Maradona proprio qui nel suo luogo naturale, quello che allora si chiamava Stadio San Paolo, oggi ribattezzato Stadio Diego Armando Maradona. E allora, per ritornare in quel momento incredibile anche per Napoli, abbiamo con noi Salvatore Bagni. Piacere. Centrocampista della nazionale, di tante squadre, ma soprattutto del Napoli di Diego Armando Maradona, e per quattro esaltanti stagioni. Allora, il primo ricordo che ha quando si nomina Diego? L'averlo conosciuto nei primi giorni del suo arrivo a Napoli, l'averlo apprezzato subito per la sua genuinità, per la sua umiltà, che è sempre stato poco sottolineato, nei confronti dei compagni, di tutti, degli amici, non averli mai messo in difficoltà in nessuna situazione. Che rapporto aveva lui con la città e che cosa ha dato la città e che cosa ha ricevuto dalla città? Sai, la città l'ha amato, perciò quando ami una persona e ti chiami Diego Armando Maradona, sai che puoi vivere degli scampoli della giornata. Però lui amava questa gente perché assomigliava molto alla gente di Buenos Aires, agli argentini. Non poteva giocare in nessun'altra città. Certo, è davvero emozionante sentire il boato di 85.000 spettatori per questo gol. Beh, lo meritavano tutti quegli applausi, lo meritavano tutti perché è un gol splendido, apprezzato anche dagli avversari, penso unico, su un assist di Giordano da fuori area, lui ha stoppato il pallone, se l'è portato sul sinistro e ha messo dentro con una delicatezza e una classe che nessun altro al mondo avrebbe potuto fare, decisivo per lo scudetto 86-87. Allora, oggi questo stadio ovviamente è vuoto, per esigenze di ripresa siamo venuti in un momento in cui nessuno gioca, però tutto sommato questo vuoto che vediamo qui lo percepiamo anche un po' nel calcio e anche a Napoli, per l'assenza di questo grande protagonista. Bisogna solo tornare indietro nel luglio 84, alla presentazione di Diego Armando Maradona c'erano 70.000 persone e quello è stato il simbolo. Poi l'abbiamo avuto anche come abbonati, noi avevamo una media di 75.000-80.000 persone, secondo me, non essendoci posti numerati, erano anche 90.000. C'era un calore che adesso è venuto, sono cambiati i tempi, è venuto però a mancare ovviamente. Che cosa ha lasciato? Ha lasciato un vuoto, troppo presto, un vuoto. A me ha lasciato personalmente l'amicizia che ci siamo portati avanti per 30 anni. E rimarrà, ripeto, con tutta la famiglia che sono rimasti, figlie e moglie, compagne, tutti. Perché a Napoli? Ci siamo apprezzati. A Napoli è un vuoto incolmabile, non si può colmare. E non ci sarà più una squadra vincente col più grande giocatore al mondo che gioca in Italia, non dico solo nel Napoli, in Italia non si... e soprattutto che arrivasse, come è arrivato lui, a 23 anni e mezzo. Adesso i grandi campioni arrivano a fine carriera. È stato il più grande di tutti, lo posso dire, per averlo conosciuto bene. Grazie. No, io sto qua, tu già mi conosci a me, no? E sono sempre quello che se mi potesse fare grazie, dai. Non avesse parlato proprio, San Gennaro. Tu giusto, sei suo cliente qua. Che lo voleva a chiesa a fianco. E ci dice, ma perché io mi trovo buono qua? San Gennaro non mi fa mancare niente, e va che va. Sancio, si potesse anticipare un po' che pratiche che la grazia. In ha bisogno, hai capito? Sancio, no, ma fanno di fa. Il legame di Napoli con San Gennaro, il suo primo patrono, è ancora più evidente qui all'interno del Duomo, dove c'è una cappella a lui dedicata. Ora guardate, all'interno del Duomo, nel pavimento, c'è un confine tra il Duomo, sede dell'arcivescovo, e lo vedete al di qua, un territorio, lo si vede con questo simbolo della città di Napoli, un territorio che appartiene al popolo di Napoli. E tutto questo risale a un momento preciso, pensate, a un momento in cui si è stipulato un contratto col santo, i napoletani,
contanto di notaio. Era il 1527 e Napoli era afflitta da una pestilenza e minacciata da un'eruzione del Vesuvio. E si chiese al santo di essere salvati. In cambio si sarebbe costruita una cappella magnifica in suo onore. E così è avvenuto. Ecco la cappella dedicata a San Gennaro. È stata realizzata dai più importanti artisti dell'epoca. Bellissima. E qui si trovano alcune delle reliquie del santo. Vedete quel busto? Quel busto all'interno contiene le ossa della testa del santo. Ed è sempre coperta, questo busto, con dei paramenti. È un busto che risale all'epoca angioina, quindi un'opera magnifica, molto antica. E poi viene ricoperta con dei gioielli che poi vedremo tra poco. Ma ci sono anche altre ossa del santo che però si trovano nel Duomo, in una cripta sotto l'altare maggiore. E non è finita. Guardate l'altare di questa cappella. Proprio davanti a voi c'è un'opera magnifica, come tante altre qui dentro. Si tratta di un pagliotto. Praticamente è un basso rilievo quasi di argento che ricorda un po' quasi un presepe, se volete. È stato realizzato infatti sul finire del Seicento, nel 1695, e vedete rappresentato il cardinale Caraffa che riporta nuovamente le reliquie del santo a Napoli. E dietro ci sono delle rappresentazioni del Vesuvio in eruzione, della fame, della sete, della guerra e anche dell'eresia. Lo vedete calpestato un uomo dal cavallo perché era l'epoca della Controriforma. Ebbene, questo incredibile pagliotto, insomma, vi introduce a qualcosa di importante, perché dietro l'altare c'è la cassaforte che contiene le ampolle che la tradizione vuole abbiano al loro interno il sangue del santo, che viene esposto in alcune particolari occasioni dell'anno, diciamo per quel fenomeno della liquefazione. Ma quando si parla di San Gennaro, del Duomo, della Cappella di San Gennaro, beh, non si può fare a meno di pensare al suo straordinario tesoro. Cioè, il tesoro di San Gennaro, uno dei più ricchi al mondo. Ma dove si trova? Si trova proprio qui, in un museo annesso alla cappella, nei sotterranei. E bisogna dire che è costituito con dei gioielli magnifici, di valore quasi inestimabile, che sono stati donati da re e regine. Perché? Lo hanno fatto per acquisirsi la benevolenza dei napoletani. Sì, perché per i napoletani San Gennaro è sempre un gradino in su rispetto a qualsiasi re, regina o sovrano. E potevo mancare io al mio dovere con il rischio di farmi nemico il popolo e magari far arrabbiare pure San Gennaro. Ma quando mai? Infatti, io, Carlo di Borbone, e mia moglie, Maria Amalia di Sassonia, abbiamo regalato due preziosissime croci a San Gennaro. Che sempre ci protegga. Ed ecco dove sono stati inseriti i doni di re Carlo di Borbone e della regina, sua moglie. Questo è un oggetto incredibile, davvero straordinario. E aprire questa teca, lo capite, è davvero eccezionale. E vi assicuro che trovarsi a tu per tu con questo tesoro, questo oggetto incredibile, mi dà un po' la sensazione di esservi avvicinati a un focolare, al fuoco di un camino. Sentite un calore, ma non tanto del valore di questo oggetto, ma della sua storia. Perché vedete, è costituito dai doni di vari sovrani. Qui avete 250 anni di storia del potere a Napoli. Infatti ogni sovrano che ha governato Napoli o che vi è passato ha lasciato un dono. A cominciare però dalla deputazione laica che ha realizzato la cappella di San Gennaro, che ha fatto questo splendido girocollo, e siamo nel 1679, fino ad arrivare a questo anello donato dalla principessa Maria José. Quindi stiamo parlando del 1900,
29. È una storia infinita. Allora, ecco, la croce donata da Maria Amalia, la regina, moglie di Carlo di Borbone, e invece quest'altra croce, che ha invece dei rubini, non solo dei diamanti, è proprio il dono di Carlo di Borbone. E poi questa croce di smeraldi è stata donata da Giuseppe Bonaparte. Quest'altra croce di zaffiri e diamanti invece da Carolina d'Austria. E poi abbiamo questi altri due doni dati dai Savoia. Quindi vedete, è una specie di esplosione di potenza, di potere, certo, e di bellezza, perché è il frutto anche di un lavoro artistico dietro. Ma forse il dono più bello che sia stato inserito in questa magnifica collana, che pesa in tutto 10 kg, che fino alla Seconda Guerra Mondiale veniva utilizzata per adornare il busto reliquario di San Gennaro che abbiamo visto. Ebbene, il dono più commovente e bello è costituito da questo paio di orecchini in diamante, in brillante e perle. Sono il dono di una umile popolana che ha voluto dare questi oggetti per ringraziare il santo di essersi salvata dall'epidemia di peste nell'Ottocento. Ebbene, era ciò che di più bello e più importante avesse e lo ha regalato. E forse questo è il dono più bello e soprattutto più significativo di questa magnifica collana. Ed ecco l'oggetto più famoso, più celebre di questo tesoro. È una mitra di argento dorato. È ricoperta con pietre preziose. È un vero e proprio capolavoro non solo dell'arte, ma anche dell'oreficeria del Settecento. È qualcosa di straordinario, ma anche dal punto di vista tecnico, perché vedete, ha dei sistemi per ammortizzare ogni scossone durante le processioni. Quindi per impedire anche le pietre di cadere, che sono incastonate con delle soluzioni particolari, tutte del Settecento. Quindi anche sotto questo aspetto è un tesoro unico, forse al mondo. Quello che vedete qui è un oggetto particolare, ricoperto di pietre preziose. Sì, ma quante sono? Beh, c'è un numero preciso, sono 3.694 pietre preziose, di cui 198 smeraldi, 168 rubini e 3.328 diamanti. Quindi è qualcosa di straordinario. Ora, questa mitra, assieme alla collana, non vengono più portate in processione, ma non è per un motivo di sicurezza, perché vedete, è difficile rubare questo tesoro perché è protetto da un'intera città, da un'intera comunità che vedrebbe come un gravissimo affronto qualsiasi tentativo di furto. Certo, però la domanda ce la si pone: quanto vale tutto questo tesoro? Ora, è difficile fare un calcolo, ma ecco, solo le pietre preziose di questa mitra sono state valutate per una cifra che supera i 100 milioni di euro, ma non si considera il suo valore storico e anche artistico. E considerate che quando il tesoro di San Gennaro, quindi la mitra e la collana, hanno lasciato Napoli, per esempio per essere esposte a Roma o a Parigi, le compagnie assicuratrici hanno preteso che viaggiassero su due mezzi blindati diversi su strade diverse, un po' come accade per i reali oppure per il presidente degli Stati Uniti e del suo vice. Siamo nel cuore della città e di fronte a noi si snoda una delle vie più caratteristiche di Napoli, Via dei Tribunali. Ora, la vita di Napoli si svolgeva tutta in questi vicoli, in un concerto di suoni, di voci, di rumori. Camminare qui è davvero immergersi in una Napoli ormai scomparsa, ma di cui sono rimaste molte tracce affascinanti. Sotto di noi, proprio sotto il manto stradale dove oggi si trova la Basilica di San Lorenzo Maggiore, sono condensati oltre 2.500 anni di storia.
dal primo insediamento greco alla città romana, da quella medievale angioina a quella aragonese e poi spagnola. Una città sopra l'altra, letteralmente, in un processo di stratificazione unico al mondo. Tutti conoscono la bellezza geografica di Napoli, però non molti sanno che è piena di tesori nascosti, di misteri. Per esempio, a Piazza del Gesù, sulla chiesa, no, che è tutta fatta di bugnato, sulle punte ci sono dei segni particolarissimi. Beh, col tempo hanno scoperto che sono delle note scritte in aramaico, quindi la facciata della Chiesa del Gesù è un grande spartito musicale. Ma io oggi vi porto, buongiorno, al centro del rione Sanità, dove è nato Totò. Signori, si nasce e io lo nacqui, e vi porto a vedere uno dei miei posti preferiti, il Palazzo dello Spagnuolo. Questo meraviglioso palazzo antico è stato costruito a metà del Settecento con questa doppia scala di rampe, no? Definita ali di falco. Io ci sono molto affezionata, chissà quanti film avete visto qua. E qui c'è stato girato un grandissimo successo di un mio carissimo amico, Luciano De Crescenzo, così parlò Bella Vista. Viola! Che profumo che c'è in questa casa! Peccato che non possiate sentirlo, però potete ammirare tutte le stratificazioni che ci sono, come nel sottosuolo di Napoli. Noi a Natale prepariamo un sacco di piatti. Ho passato talmente tanti Natali con Luciano De Crescenzo e Renzo Arbore e dovevo preparare qualunque cosa. Per Renzo capitone fritto e grano cotto col vino perché è pugliese. Per Luciano l'insalata di rinforzo. Per il mio fidanzato la polenta perché è del nord, ma poveretti, quelli mangiano sempre polenta. Viola, ma dove sei finita? Viola! Ah, eccoti! E come potevano mancare i mandarini a Natale? Bella! Quando Luciano De Crescenzo li vedeva, usciva pazza, era la sua frutta preferita. E poi non poteva fare a meno di declamare la poesia famosa A Madonna dei mandarini di Ferdinando Russo. Adesso ve la recito. Quando in cielo non giulil, non fa che la cadda fa, o signori in tanacella scura scuro fanzerà. Poi sa votanate e dice, favani San Pietro qua, e San Pietro comparisce. Ne signor, che novità, nella cella scura scura non giulil stanzerata, mietta mille pane e acqua perché ha fatto una peccata. E San Pietro cala capo e risponde, sì signore, dice Dio, ma state attente che da sta 24 ore. L'angiulillo dall'addint fa sentì tanta la miente, me signore, dice San Pietro, per una volta non fa niente. Non signore, a così voglio, state zitto, dice Dio, se no ognuno se ne piglia un paravisa con mania. E San Pietro a vote spalla, dalla cella scura scura l'angiulil chiagne e sbatte, dice mettersi a paura. Ma Madonna, quando ognuno sta dormendo a suon china, hanno scuse tutto quanto, va e le porta i mandarina. E che sta? A Napoli lo abbiamo visto. L'alto e il basso, il tragico e il comico, il sacro e il profano si mescolano in continuazione. E può capitare così che, esplorando, percorrendo un vicolo nascosto, si possano scoprire delle meraviglie perdute e poi ritrovate. È il caso di questo vicolo, perché in cima a questo vicolo c'è una piccola chiesa. La chiesa di Santa Lucella. Ora, era stata chiusa dopo il terremoto del 1980, abbandonata, dimenticata. Ad un certo punto era diventato un deposito di presepi, poi di sedie di paglia, poi un magazzino per le bombole, alla fine una piccola discarica abusiva. Però, se non è stata completamente depredata, lo dobbiamo, per così dire, a un abitante del vicolo, il quale ha considerato questo spazio il suo personalissimo posto auto.
Eccoci all'interno. Fortunatamente nel 2013 un'associazione di giovani napoletani ha scelto di ripulire, mettere in sicurezza, aprire anche al pubblico questo luogo, grazie anche all'aiuto del Pio Monte della Misericordia. Ora, questa associazione di ragazzi, Respiriamo Arte, in realtà per noi rappresenta un po' quella galassia di altre associazioni di giovani napoletani che hanno deciso silenziosamente, il più delle volte, in piccoli gruppi, di salvare questo patrimonio culturale, la storia di Napoli. E in fondo è molto bello perché sono gli occhi del futuro, questi ragazzi, che salvano il mondo del passato, le tradizioni. Allora, questa chiesa, molto bella, risale al 300, però tutte le decorazioni sono seicentesche. E questa era la chiesa dei pipernieri. Chi erano i pipernieri? I pipernieri erano gli operai che lavoravano il piperno, questa roccia vulcanica grigia che è usata per gli edifici, ma martellandola, scolpendola, le schegge potevano venire in faccia e ovviamente anche colpire gli occhi. Ecco perché avevano scelto questa chiesa dedicata a Santa Lucia, protettrice della vista. E siccome questa chiesa era piccola, la chiamavano Santa Lucella. Ora, ci sono altri ambienti, allora dovete immaginare, tutto ricoperto di calcinacci, pezzi di intonaco, travi. E questi ragazzi hanno fatto un grande lavoro di pulizia e scendendo per quelle scale è riemerso qualcosa di unico. Vedete, c'è un ambiente sotterraneo. Qui venivano seppelliti, inumati, i membri dell'arciconfraternita, assieme anche ai familiari. E dopo qualche tempo i loro resti venivano riesumati e i crani erano così posizionati su queste mensole. E se ne vedono ancora oggi. E qui si è creato un aspetto che è molto commovente e che è legato alla devozione. In pratica si veniva qua, i fedeli venivano qua e cominciavano a pregare a questi crani, si sceglievano anche dei crani. In pratica questi crani rappresentavano dei tramiti per raggiungere le anime del purgatorio e pregando per loro, perché stanno nel purgatorio in eterno, con le preghiere riescono finalmente ad arrivare in paradiso e in paradiso possono intercedere per esaudire un desiderio, ma soprattutto un voto, cioè praticamente chi aveva dei problemi per sé o per un familiare e chiedeva una grazia, ebbene in questo modo pregando poteva riuscire a raggiungerla. E tra tutti questi crani ce n'era uno in particolare che è apparso come quello più attento, diciamo, quello che permetteva forse di arrivare più direttamente ad avere questo desiderio esaudito. Eccolo qua, il cosiddetto teschio o cranio con le orecchie. Tutti hanno visto queste due protuberanze simili alle orecchie, hanno capito che lui era un cranio che ascoltava, tra virgolette, più degli altri, quindi permetteva di arrivare in paradiso più rapidamente, per far transitare questa richiesta della grazia più rapidamente. E quindi si è creato proprio un culto, del cranio con le orecchie. In realtà, probabilmente, più che le orecchie, si tratta di porzioni del cranio che si sono divaricate nel tempo. E questo cranio è rimasto lì, ma da generazioni, nessuno l'ha più toccato. Ora, tutto attorno, vedete, ci sono tanti ex voto, cioè grazie ricevute, rappresentano varie parti del corpo, ma ancora oggi, vedete, ci sono tante richieste di grazia da parte degli abitanti del quartiere, ma anche di chi visita questo luogo. E tutto questo, in realtà, vi fa vedere come la comunità viene percepita qui a Napoli. I defunti continuano a vivere, in un certo senso, a far parte del mondo, del presente. E tutto questo è molto bello perché vuol dire che non si dimentica nessuno e che tutti lavorano per cosa? Per una speranza.
c'è un luogo dove il rapporto con i defunti assume una dimensione spettacolare. È il cimitero delle Fontanelle, che si sviluppa all'interno di antiche cave di tufo nel rione Sanità. Ciamma a breviglia sta violenza, la verità marché mi sono scucciato di sentire. E si perde la pazienza, mi scordo che sono morto e sono ammazzato. Ma chi ti grida adesso? Non oddio. Che ha vinto un po', capi che si mi vuole. Morto si tu e morto so pure io, ognuno come nato e tale quale. Lurido porco, come ti permetti paragonarti a me che ebbi natali illustri, nobilissimi e perfetti da fare invidia a principi reali? Tu qua Natale, Pasqua e Epifania. Tu vuoi mettere in capo in da cervella che stai malato ancora di fantasie? A morto, sai che è una livella. Un re, un magistrato, un grand'uomo. Trasenne sto cancello ha fatto punta che ha perso tutta la vita e pure un uomo. Tu non ti hai fatto ancora questo conto. Perciò, stamma a sentire, non fuori Steve. Supportami vicino, che ti importa. Sti pagliacciati fanno solo le vive. Noi siamo serie. Appartenimmo a morte. Che differenza con questo salottino a capo di monte. Attenzione, perché qui bisogna entrare in punta di piedi. Era il rifugio di mia moglie Maria Amalia di Sassonia. Gliel'avevo regalato, mi ricordo del padre, perché a Dresda lui aveva fondato una fabbrica di porcellana. Ma anch'io qui a Capodimonte ho inaugurato una fabbrica di porcellana e i pezzi che voi vedete qui uno per uno sono stati realizzati proprio qua, nella mia fabbrica. Quanto è bello, pure il lampadario, è vero, mi ha detto di sì. Il salottino era stato montato nella reggia di Portici e poi smontato e rimontato qua. Ci sono voluti 26 calessi per trasportare tutti i pezzi. Maria Amalia lo ha usato poco perché ci siamo trasferiti a Madrid. Sono diventato re di Spagna. Ma il salottino le piaceva tanto che se ne fece fare una copia identica a Madrid. Questo è più bello. Già. L'originale, quello di Madrid, una volgare copia. Ci troviamo ora nel teatro d'opera più antico d'Europa e ancora in funzione. In effetti ha più di 280 anni e rappresenta proprio quasi un monumento storico della cultura. Si trova nel cuore del centro storico di Napoli, considerato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Quindi abbiamo un patrimonio all'interno di un altro patrimonio. Ma in effetti questo luogo, che è il Real Teatro di San Carlo, ha tanta storia da raccontare e tanta cultura da regalare. Ha incantato tutti in questi secoli, dai più grandi visitatori, Mozart o Stendhal, e il suo palcoscenico ha ospitato momenti unici, irripetibili, fin dal Settecento con i leggendari castrati, per arrivare alle voci d'oro del Novecento, come la Callas o Pavarotti, solo per citarne due. È un teatro ricchissimo di storie da raccontare, di avventure e anche di leggende. E tutto comincia nel 1737. Il teatro di San Carlo fu la punta di diamante del fervore di rinnovamento urbano portato a Napoli da Carlo di Borbone, già duca di Parma, che sale al trono di Napoli, pensate, a soli 19 anni, nel 1735, grazie agli intrighi della madre Elisabetta Farnese. Carlo voleva fare di Napoli
una grande capitale europea. Magnificenza e meraviglia. Queste erano le parole d'ordine di Re Carlo. Ed in effetti, entrando qui dentro, dentro il teatro, beh, ci si accorge che è come entrare all'interno, diciamo, di un'ostrica, delle valve di un'ostrica, che ospita la perla più preziosa e più rara, e cioè il canto, il teatro, la cultura in generale. Bisogna dire che la sensazione che si prova subito è quella di un tempio del sapere. Ma in effetti Re Carlo aveva richiesto un edificio nuovo, pensate, fu il primo edificio realizzato accanto al Palazzo Reale, e voleva un teatro più bello, più grande e più magnificente di qualunque altro teatro in Europa. E così è stato. I lavori di costruzione di questo gioiello iniziarono nel 1737. Pensate, ci vollero appena 8 mesi per concludere i lavori, e tra l'altro finirono il giorno dell'onomastico del re. Bisogna dire che era un luogo magnifico. Oggi vedete delle luci elettriche, artificiali, ma all'epoca c'erano tante candele, centinaia di candele, che creavano una bellissima atmosfera. E c'era l'abitudine per ogni nobile di mettere delle candele, diciamo, davanti al proprio palco. E più c'erano candele, più era alto, diciamo, il grado di nobiltà di questa persona. Tant'è che a Napoli c'è ancora un'espressione famosa che dice: è un nobile che vale 2 candele. I nobili facevano a gara per riuscire ad aggiudicarsi i palchi più vicini al palco reale, chiaramente, erano quelli più costosi. Ma cosa accadeva all'interno di questi palchi? Beh, si mangiavano, non so, gelati, frutta, si giocava, si corteggiava anche. E sembra quasi di sentire questo chiacchiericcio mondano, questo mondo che apparteneva al passato, che oggi è svanito. Sembrano tante scatole vuote di un mondo che non c'è più. Ma il teatro invece c'è, un teatro magnifico. Pensate, era il più grande teatro d'Europa. 30 metri di profondità, 25 di larghezza, e fino a quassù erano 23-24 metri d'altezza, quanto 2 condomini uno sopra l'altro. Incredibile. In tutto 2.500 spettatori. È davvero straordinario vedere oggi anche i minimi dettagli, le decorazioni. Si vedono degli amorini, delle sirene, degli strumenti musicali. Certo, è un trionfo del neoclassicismo, quindi un'ispirazione all'arte greca e romana, ma in realtà qui si respira benissimo quello che avveniva in quei decenni, e cioè il ritrovamento di due luoghi famosissimi dell'antichità, dell'impero romano, Pompei ed Ercolano. Dal 1737 il Teatro San Carlo non si è mai fermato, e assieme a tutti gli altri teatri d'Italia ha praticamente scritto quella storia meravigliosa che è la storia dell'opera, dell'opera lirica, un genere, un'arte nata qui in Italia, il paese del melodramma, del bel canto, il paese che ha il maggior numero di teatri d'opera al mondo. E tanti, tanti musicisti, da Monteverdi a Verdi a Puccini, hanno in fondo creato quello che possiamo considerare un patrimonio immortale dell'umanità.
con opere che sono state applaudite con successo in tutto il mondo. Ah, durante gli spettacoli a San Carlo tutti quanti stavano a guardare me nel palco reale per vedere se applaudivo oppure sbadigliavo. E io invece mi divertivo a guardare loro, i cortigiani che stavano sempre con un occhio al palcoscenico e un occhio a me. Ah, una volta entrò sul palcoscenico persino un elefante vivo, era mio, me l'aveva dato il sultano Maometto V in cambio di alcune tavole di marmo pregiato, e io lo tenevo nella reggia di Portici, ma dopo 15 anni è morto. Ma io non gli facevo mancare niente, gli davo da mangiare paglia, fieno, burro, zucchero, oddio, qualche volta pure dell'acquavite. Ma no, forse perché lui è morto. Poveretto, pace all'anima sua. Ora noi ci troviamo in un luogo che è vicinissimo al Teatro San Carlo ed è molto amato dai napoletani. È la Galleria Umberto I, chiamata da tutti Galleria Umberto. Pensate, questa gigantesca e magnifica struttura è stata costruita tra il 1887 e il 1890, quindi in appena 3 anni. Proprio in quel periodo si stava costruendo la Tour Eiffel, più o meno. Si tratta davvero di un'opera magnifica e monumentale, ispirata alla Galleria Vittorio Emanuele di Milano. E proprio dove convergono le varie parti della galleria, centro, bene, proprio sopra il centro si erge una magnifica cupola che raggiunge i 57 metri di altezza, 10 metri più di quella di Milano, ed è diventata davvero una struttura architettonica simbolo del centro di Napoli. E l'interno di questa galleria ha delle decorazioni molto particolari, lampadari, mosaici sul pavimento, figure femminili, costituiscono un vero e proprio trionfo dello stile Liberty. La costruzione della galleria è avvenuta in un periodo molto importante per Napoli. Era il periodo del cosiddetto risanamento della città, che ne ha veramente cambiato radicalmente il volto. Con questi interventi le autorità intendevano risanare il ventre della città, soprattutto i quartieri più degradati, dove spesso scoppiavano delle gravi epidemie, come quella del colera. Questa struttura così moderna per l'epoca diventò ben presto uno dei luoghi più frequentati della città. Era un luogo pieno di vita. E qui si veniva per passeggiare, per scoprire le ultime novità della moda, ma anche dell'arte, della scienza e anche della musica. E affacciandosi da quassù sembra quasi di poter riudire gli echi di allora, le voci, le musiche. La galleria era animata non soltanto di giorno ma anche di notte, e questo perché proprio sotto la volta della cupola, al centro della galleria, c'era un teatro sotterraneo. Era il Salone Margherita, se volete era una sorta di café chantant sul modello di quelli parigini. Rosa, stiva mia.
cosa tre o quattro chantose e parlava francese così. Fui l'autriera che t'ha incontrata, fui l'autriera a tu t'aggio voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non c'ho mamma più, mai potuto, distrattamente penso per molti anni questo luogo divenne il ritrovo notturno, lo svago notturno di tanti ricchi napoletani, di artisti, intellettuali. Era, se volete, il locale simbolo della Belle Époque a Napoli e molti accorrevano proprio qui per ammirare queste chanteuse in Francia. Qui venivano chiamate chantose. Che a Giovanna padrona sincera, che più degna è sentirte cantare, t'aggio voluto bene a te, tu m'hai voluto bene. Vi sorprende in continuazione. Scendete da un taxi, da un autobus, varcate un ingresso e vi trovate circondati letteralmente da una bellezza antica. Io mi trovo ora al MAN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che è uno dei più importanti musei archeologici non solo in Italia ma al mondo e secondo me forse anche il più bello perché ha una collezione omogenea di tutti i reperti che sono emersi a Pompei, Ercolano, gran parte di queste scoperte si trovano anche qui. Ora, in questo momento, vedete, io sto camminando su un mosaico romano. Beh, diciamo, non sono tanti i musei che vi consentono di farlo. Io lo sto facendo con molta cura e sotto le suole ho uno strato, diciamo, protettivo e di solito qui i visitatori passano in piccoli numeri e con dei sovrascarpe. Ma questi mosaici, diciamo, sono veramente un modo per viaggiare nel tempo. Tutto questo viene da un'idea ottocentesca, infatti questo allestimento risale ad allora, in cui si voleva dare la sensazione alla gente di trovarsi in epoca romana e quindi si mettevano dei mosaici e ci si poteva camminare sopra.
bisogna dirlo, il mosaico è un'opera concepita fin dall'inizio per essere calpestata, ma in questo caso voi avete la possibilità di tornare indietro nel tempo fino all'epoca di Pompei. Questo era un mosaico che si trovava in una delle proprietà di una donna imprenditrice, si chiamava Giulia Felice e aveva una serie di residence che affittava. E allora questo in particolare è appunto uno dei suoi mosaici. Invece tutta la cornice attorno viene da Ercolano, dalla Villa dei Papiri, e quindi nell'Ottocento sono stati uniti questi due mosaici. Però la sensazione di camminare esattamente dove i romani parlavano, ridevano, scherzavano è potente. Ora, questo museo esiste grazie a Ferdinando IV di Borbone, che agli inizi dell'Ottocento lo ha realizzato, ma in realtà l'idea deriva da suo padre, che era un grande amante dell'antichità, delle bellezze antiche. Aveva anche iniziato a fare i primi scavi a Ercolano e poi a Pompei. E poi, ed è quello che rende questo museo anche incredibile, era l'ultimo erede della casata Farnese, e sua mamma, quando morì, Elisabetta Farnese, gli lasciò in eredità una incredibile collezione d'arte antica che si trovava sparsa a Roma, a Parma, a Piacenza, e lui ha deciso di portarla proprio qui, a Napoli. Ma che sarebbe il museo se non ci fossi stato io? La statua più imponente nel museo è certamente questa. È il famoso Toro Farnese. Pensate che una volta questa immensa opera si trovava all'interno delle terme di Caracalla e veniva chiamata in passato la Montagna di Marmo. In effetti quest'opera è stata scolpita in un unico blocco di marmo, 24 tonnellate. E ad oggi il più grande gruppo marmoreo romano che si conosca. Quest'opera colossale è in realtà una copia romana di un originale greco andato perduto. Ora, naturalmente, lo vedete integro, tra virgolette, ma in questi ultimi secoli ha subito tanti restauri, soprattutto nel Rinascimento, e tra i, tra virgolette, restauratori c'è stato anche Michelangelo. Ora, cosa rappresenta? Rappresenta il cosiddetto supplizio di Dirce. Dirce, secondo la mitologia, era una regina, la regina di Beozia, un'area dell'antica Grecia, e aveva maltrattato una donna, Antiope, che era l'amante di Giove e dal quale aveva avuto due gemelli. Eccoli qui. Questi gemelli si stanno vendicando. Qui lo vediamo. Dirce viene legata a un toro inferocito. Non è mitologia, perché in realtà i romani nel Colosseo e nei supplizi spesso imitavano questi fatti mitologici, quindi molte persone sono state uccise proprio in questo modo nelle arene. Il gruppo marmoreo rappresenta il momento esatto in cui il toro sta per calpestare la regina Dirce, che tenta inutilmente di salvarsi. E lei, in un ultimo disperato tentativo, cerca di aggrapparsi al polpaccio di uno dei gemelli, quasi a cercare di salvarsi, cosa che non potrà avvenire. Allora immaginate quale immenso capolavoro fosse custodito nelle terme di Caracalla e oggi, con tutto il suo bagaglio artistico, storico e anche emotivo, si trova qui a parlarci di un'epoca che non c'è più. Il Museo Archeologico di Napoli è davvero un luogo straordinario. Pensate che mentre camminate nelle sue sale, voi siete circondati da un totale di 16.000 reperti, tra i quali ci sono oltre 700 statue, 500 affreschi. E nei depositi i reperti non sono 16.000, ma 230.000. Sono oggetti che sono riemersi nel corso delle generazioni nell'area vesuviana, per la maggior parte, in particolare Ercolano, Pompei, Oplonti, Stabia, eccetera. E molti di questi reperti sono riemersi davanti al re. È vero, ho incoraggiato io gli scavi a Pompei e ad Ercolano.
E ogni volta che ci andavo, per farmi contento, mi facevano scoprire qualcosa che loro avevano già scoperto e risotterrato. Lo facevano per farsi belli, ma io lo sapevo, ma facevo finta di niente. E tra gli oggetti dissotterrati nell'arco dei secoli ce ne sono alcuni davvero meravigliosi. Noi ne abbiamo scelti due, ma ce ne sono a centinaia. Questa è una lucerna d'oro ritrovata nei pressi del Tempio di Venere a Pompei. Pesa 800 grammi, è in oro massiccio e col coperchio probabilmente superava il chilo. Quello che è incredibile è che questo oggetto, con ogni probabilità, è stato donato a Pompei da Nerone. Nerone che l'ha donata alla Venere pompeiana quando è venuta in visita alla città dopo un terribile terremoto, quindi all'incirca 16 anni prima della famosa eruzione. Ma fa davvero impressione pensare che questo oggetto sia stato tenuto in mano o forse visto al momento della donazione da Nerone stesso. E poi il secondo oggetto veramente unico è questo vaso blu. Guardate, è un vero tesoro, è rarissimo trovarne uno di questo tipo, non solo in Italia, ma nel mondo, soprattutto così grande. Questo è un vaso realizzato in vetro con la tecnica del vetro cameo. In pratica è una tecnica molto difficile che solo pochi artigiani riuscivano a fare, ecco perché questi pezzi sono rarissimi e fa certo molta impressione stare così vicini. Questo, immaginate, è stato soffiato il vetro facendo un'anforetta, questa bottiglietta blu, in vetro blu, e poi gli è stato applicato uno strato esterno bianco, probabilmente a caldo, ma non si sa ancora oggi come questi artigiani fossero capaci di fare questo artificio che permetteva di avere due colori diversi, e quello bianco veniva lavorato e cesellato fino a realizzare delle figure, in questo caso vedete delle scene di vendemmia. Questi sono solo due esempi di quello che si può ammirare in questo museo. Un museo che vale la pena di visitare almeno una volta nella vita. È una meraviglia all'interno delle meraviglie di Napoli. Napoli, città della musica, della bellezza, ma anche della scienza. Lo testimoniano le tante università. La Federico II, prima accademia laica e statale al mondo, voluta 800 anni fa dallo stesso imperatore. E poi l'Università Suor Orsola Benincasa, specializzata in materie umanistiche, ha sede nella cittadella monastica alle pendici del Colle Sant'Elmo, tra chiostri e giardini pensili. A Napoli ogni palazzo, ogni luogo ha un suo segreto, lo nasconde, e per scoprirlo bisogna usare un po' di intraprendenza, quello che faremo ora. Vedete, noi ci troviamo su un magnifico scalone monumentale, spettacolare. Appartiene a una delle dimore del Settecento più prestigiose di Napoli, a sua volta costruita sui resti di un palazzo rinascimentale. Quello che vedete è lo scalone di Palazzo Serra di Cassano, proprio nel cuore di Napoli, a due passi da Piazza del Plebiscito. E qui intraprenderemo un viaggio nel tempo molto particolare, ma prima di continuare, guardate, proprio laggiù c'è una curiosità. L'ingresso, il portone d'ingresso di questo palazzo è chiuso. È chiuso dal 1799. Come mai? È perché da proprio sul Palazzo Reale, eh sì, e il principe Serra di Cassano allora aveva preso questa decisione perché suo figlio era stato giustiziato per aver partecipato alla Repubblica Napoletana, quindi il suo era un chiarissimo messaggio.
Allora, vedete, Napoli, lo capiamo, non è solo un luogo fisico, ma è una dimensione del tempo. Voi camminate nel presente, ma attorno a voi ci sono le epoche del passato che vi parlano. È incredibile come da un palazzo rinascimentale prima e settecentesco poi ci si ritrovi attraverso pochi gradini, pochi passi, in un ambiente completamente diverso. Scarno, umido, ma affascinante. E poi guardate, siamo circondati da oggetti molto particolari. Una pistola arrugginita, degli elmetti, una carrozzina e poi una moto di un'altra epoca. Beh, ci raccontano di un'epoca non molto lontana, quando proprio questi ambienti hanno custodito emozioni, paure e ricordi di tanti abitanti di Napoli. Ogni gradino di questa scala vi porta indietro nel tempo. Ogni centimetro è un passo indietro nelle generazioni per portarvi in un mondo sotterraneo che è davvero sorprendente. Là in fondo, infatti, c'è la Galleria Borbonica. Davvero, a Napoli nulla è come sembra. Continuiamo a scendere, ormai stiamo veramente scendendo in profondità, stiamo arrivando a 40 metri di profondità. Sopra di noi c'è la parte storica di Napoli e qui entriamo in un luogo davvero sorprendente, unico. È un enorme ambiente, vuoto alto addirittura 18 metri. Non a caso viene chiamato la cattedrale. Ecco, ora tutto questo in realtà è quello che rimane di una grande cava. Attorno a noi infatti c'è del tufo giallo, che era la materia prima per innalzare per esempio nel 500 i palazzi. Quindi da dove si prendeva il materiale? Da qua sotto. Quindi tutto quello che non vedete qui ora si trova sopra la mia testa sotto forma di mattoni e degli edifici. Ma questo ambiente non è stato abbandonato, al contrario è stato trasformato in una cisterna, allungando tutti quegli acquedotti sotterranei di età greco-romana, facendo appunto dei bracci rinascimentali che alimentavano questi ambienti. E poi una volta che queste cisterne venivano realizzate, vedete, si prendeva poi l'acqua con questi sistemi, calando una sorta di anfora, di vaso, ebbene, ogni tanto comunque bisognava realizzare la manutenzione, verificare. E chi lo faceva? Erano i cosiddetti pozzari, che scendevano lungo questi camini di ispezione, e si vedono ancora, questo è uno di quelli, e mettevano i piedi dentro quei fori, le cosiddette pedarole, e con le mani usavano altri fori più rientranti, chiamati grappiate. E comunque proprio da questo genere di, diciamo, di attività sotterranee, di manutenzione, è nata una leggenda metropolitana, quasi un mito, quello dei monacelli. In pratica degli spiriti benevoli e dispettosi, qualcosa di simile ai folletti, diciamo, nei boschi, che proprio sfruttando questi camini, questi passaggi sotterranei, entravano dentro le case dei napoletani, poi sparivano. E siccome usavano un indumento di lavoro simile a un saio, venivano appunto chiamati monacelli.
cave, cisterne, acquedotti. Il sottosuolo di Napoli è ricchissimo di sorprese. Ma ce n'è una davvero particolare. In effetti passano i secoli e si arriva al 1853, quando il re Ferdinando II di Borbone decide di realizzare un tunnel, una galleria, da utilizzare dal suo palazzo in caso di tumulti. E così, in appena 3 anni, viene realizzato quello che oggi è chiamata la Galleria Borbonica. Pensate, è un'opera gigantesca. Gli ambienti sono a 2 corsie, la larghezza di questa galleria è sui 4 metri e si arriva a un'altezza di 12 metri, un'opera colossale, davvero incredibile. Vedete, in certi punti arrivate in luoghi che vi sorprendono. Ebbene, quest'opera è stata poi inaugurata dallo stesso re, ma poi, un po' per mancanza di fondi, un po' perché poi è arrivata l'Unità d'Italia, è stata abbandonata. Ma lo sappiamo, nulla è abbandonato per sempre a Napoli. E infatti questi ambienti sotterranei di Napoli sono stati utilizzati durante la Seconda Guerra Mondiale per rifugiare, per proteggere la popolazione durante i bombardamenti. In particolare la Galleria Borbonica era in grado di ospitare fino a 10.000 persone. Erano dei momenti cupi, perché i bombardamenti erano quasi quotidiani, sia da parte dei tedeschi che poi anche degli alleati, quindi c'erano veramente bombe che cadevano sempre, con danni terribili. E ovviamente si correva nei rifugi quando suonava la sirena. Ora noi continuiamo questa sorta di esplorazione della Galleria Borbonica, che dopo la Seconda Guerra Mondiale trova un nuovo utilizzo. Deposito giudiziario, cioè qui venivano portate le macchine, le moto sequestrate perché non a norma durante dei controlli stradali o perché c'era stato un incidente di una certa gravità. E ognuna di queste auto vi racconta una storia, perché molti di questi veicoli poi non sono stati poi riscattati dal proprietario, non ha voluto pagare la multa, non conveniva più, e sono rimasti qui. E qui c'è un mondo che riemerge, sono come delle persone dai capelli bianchi che vi raccontano la propria epoca. Allora, questa è una 1100 Fiat BL, realizzata tra il 42 e la metà degli anni 50, e questo in particolare era un taxi. Però per farvi capire l'epoca, si vede ancora quello che è rimasto della freccia, ma la freccia nel vero senso della parola. Quando si girava a destra usciva fuori una bandierina, una sorta di bandierina, e a sinistra dall'altra parte. Poi qui è stato sostituito, perché si è modernizzato, con, diciamo, una freccia elettrica che conosciamo, con la lampadina. Ma la cosa incredibile è che questo taxi a quell'epoca era un po' come quelli londinesi, cioè il tassista era separato dai clienti, che si sedevano su una sorta di 2 panchette che si davano a fronte, erano uno di fronte all'altro, un po' come su un treno. E qui c'è tutta un'epoca. Immaginate i discorsi, ma anche i turisti che sono stati portati a bordo di questo veicolo, che era chiamato Musone per via di questo elegante e ormai quasi storico modo di rappresentare le auto, di realizzarle. E davanti ce n'è un'altra che ha rappresentato un'epoca, una Chevrolet Sedan Deluxe. Ora, questa qui quasi certamente è appartenuta a un ufficiale americano che poi è ritornato negli anni 50 in patria e ha lasciato questa macchina. Questa, pensate, era la prima macchina ad avere una radio di serie al mondo. E sembra quasi di poter ascoltare le musiche di quell'epoca. Certo, erano auto molto robuste, molto diverse, ma possiamo proprio immaginare quell'epoca, un'Italia, diciamo, più povera di oggi. Non tutti potevano avere una macchina, si aveva però una moto. Allora riemerge quell'Italia con le famiglie sugli scooter.
si vedono questi veicoli, queste moto sequestrate e riemerge un mondo. Ora qui siamo più o meno verso la fine degli anni 60, inizio 70, e questi sono modelli ormai superati, però hanno una loro storia. Ma soprattutto riusciamo a capire anche l'Italia dell'epoca. Qui all'interno si vede un'effigie chiaramente protettrice con una Madonna. Effettivamente i veicoli e le strade erano molto più insicuri rispetto a oggi. Però era già l'epoca dei ribelli, della vita, della dolce vita forse, o comunque di voler vivere la vita del boom. Ecco, qui ne abbiamo un esempio, una pin-up su un disco vinile, e qui c'è proprio un mondo che riemerge. E poi qui invece abbiamo un altro modello, qualcosa di particolare. Questo è il cosiddetto pezzotto, cioè potremmo definirlo un veicolo Frankenstein fatto con vari pezzi. Allora, la parte anteriore, vedete, era di una moto tedesca, una DKV, tranne il serbatoio. E poi il proprietario si è fatto modificare questo veicolo, perché essendo una moto doveva solo avere due ruote, ma vedete, l'ha trasformato in una sorta di triciclo, e sopra è stato messo questo cassone che in realtà serviva per portare il ghiaccio, era quindi un contenitore termico, e probabilmente lo portava, non so, forse chissà, al mercato, alle famiglie, a dei negozi. Solo che non gli è andata bene, perché essendo un veicolo completamente inventato e non omologato, è stato sequestrato. È stato sequestrato proprio quando era ancora legato alla sua, tra virgolette, catena, anche questa tutto sommato un pezzotto, che era un cavo che serviva per tenerlo, per non farlo rubare in mezzo alla strada. Però quando è stato portato via, sicuramente avranno visto che aveva un numero inciso sul telaio. Questo numero però, pur corrispondendo al numero che c'era sul libretto, quindi anche quello è una storia inventata, non è servito a salvare questo veicolo che è stato sequestrato, e da allora si trova qui. È il momento di tornare in superficie, lasciandoci alle spalle questo magnifico mondo sotterraneo con tante storie, tanto fascino, e lo facciamo attraverso quella che era una delle cinque entrate della Galleria Borbonica, oggi chiusa, ma vedete, c'è un tombino che vi permette di ritornare in superficie. E quindi lasciamo questo mondo ricchissimo di storie per andare in un luogo che non avremmo mai immaginato di poter raggiungere uscendo da un piccolo tombino. Si trova qui, nelle vicinanze. Amora, 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 amora. Eccoci finalmente all'aperto. Potremmo citare Dante, e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Ora noi abbiamo viaggiato dentro Napoli, abbiamo esplorato i suoi vicoli, conosciuto alcuni palazzi, scoperto alcuni luoghi meravigliosi e anche alcuni segreti. E davvero Napoli, l'avete visto, è una città unica al mondo. Molti la amano, ma quanti possono dire di conoscerla veramente? Siamo arrivati alla fine di questo nostro lungo viaggio a Napoli e siamo tornati al punto di partenza, cioè Piazza del Plebiscito, e in attesa del nuovo giorno qui ancora tutto è immerso nel silenzio e nell'oscurità. Non si può descrivere la bellezza di una notte di plenilunio come questa notte a Napoli. No, qui si ha veramente la sensazione dell'infinito. Vale la pena sognare così. È proprio vero. Grazie. Diciamo che un viaggio come questo, a Napoli, in una notte come questa, è qualcosa di speciale. È un vero e proprio sogno ad occhi aperti.
Questa in effetti è una città dove l'arte di rinascere ha sempre conosciuto nuove forme. Una di queste riguarda il famoso Rione Sanità, che in passato è spesso stato additato come simbolo di degrado, eppure sta conoscendo nuove forme di rinnovamento, come per esempio quella che si può vedere nella parrocchia di Santa Maria della Sanità, dove una formazione orchestrale ha contribuito al riscatto di tanti adolescenti provenienti da situazioni molto disagiate. Ed è proprio con i loro volti, illuminati dalla speranza, che vogliamo concludere questo nostro viaggio e ringraziarvi di averci seguito fin qui. Buonanotte. Amma Fernuta. L'appuntamento con la bellezza prosegue nelle prossime settimane con la nuova stagione di Meraviglie. Martedì 28 dicembre il viaggio di Alberto Angela tra i tesori d'Italia prende il via dalle isole Flegree. Ed eccoci nel cuore di Marina Coricella, a Procida, tra le sue case,
dagli allegri colori pastello. Dopo Procida, capitale della cultura per il 2022, set dell'ultimo film di Massimo Troisi, le tappe successive saranno il castello aragonese di Ischia e l'incredibile Piscina Mirabilis. Il viaggio prosegue nella città di Lucca. Dal giardino pensile della Torre Guinigi, lo sguardo spazierà sulle tracce dell'antico anfiteatro fino alle mura rimaste intatte. Duomo e Palazzo Pfanner ci daranno un'idea delle ricchezze di Lucca e delle loro origini. Ora noi ci troviamo in un'altra meraviglia nascosta di Lucca ed è Palazzo Pfanner. Questi sono i suoi magnifici giardini attribuiti, pensate, a un architetto e scenografo del Settecento, Filippo Juvarra. Infine andremo al nord, in Valle d'Aosta, dove il Gran Paradiso ci accoglierà con le sue vette in un paesaggio incontaminato. Insomma, lo avete capito? Questo luogo vi parla nel presente, vi parla del passato e vi fa capire come il tempo abbia plasmato tutto quello che vedete attorno a voi come un pittore usando come colore l'acqua. Il castello di Fenis ci farà sognare con la sua atmosfera fiabesca. E il ponte romano d'Ael ci regalerà l'immagine viva di un glorioso passato. Martedì 28 dicembre, Meraviglie, la penisola dei tesori, con Alberto Angela.